buonasera a tutti i nostri telespettatori e benvenuti a questo appuntamento pre-elettorale. Come tutti sapete, già da qualche giorno il nostro circuito televisivo ha cominciato questi dibattiti in vista delle elezioni regionali del 28 ottobre. Si parla sia con i candidati che si stanno presentando all'ARS, ma anche alla presidenza della regione, ma anche con politici, esponenti politici, proprio per parlare della situazione generale. Nostro ospite di oggi infatti è l'avvocato Ruggero Razza, che subito saluto e ringrazio. Buonasera. Ben trovato. Allora, prima di tutto dobbiamo dire, parleremo sì di elezioni regionali, di politica in generale, con te lo facciamo sempre quando ci vieni a trovare, ma naturalmente dobbiamo congratularci per questo rinnovo alla provincia nella giunta del presidente Castiglione. Io intanto voglio ringraziare, come mi è capitato di fare anche questa mattina, presidente Castiglione per aver voluto rinnovare questo atto di fiducia a me personalmente, rinominandomi non soltanto nella giunta provinciale ma anche vicepresidente della provincia. E con il presidente Castiglione voglio ringraziare il mio partito, la Destra Alleanza Siciliana, i suoi consiglieri provinciali Enzo Daga, Tatano Di Stefano e Giuseppe Mistretta, perché anche loro hanno voluto riconfermare fiducia, e so che lo hanno fatto anche perché abbiamo compiuto in questi mesi di mia permanenza alla provincia alcuni passaggi significativi che hanno, voglio sperare, anche caratterizzato le iniziative in modo particolare di questa estate. Troppo spesso non si è riconosciuto forse che Catania in quest'estate, grazie alla provincia e grazie all'amministrazione Castiglione, è diventata un vero e proprio fulcro di iniziative culturali. Se io penso che ieri si sono incrociati nel nostro territorio, per iniziativa tanto della provincia su Etna Fest quanto sempre della provincia con il Festival Belliniano, Vladimir Askenazy e Uto Ughi, sì, due uomini e maestri di cultura e maestri di musica classica noti in tutto il mondo, ma abbiamo anche accompagnato l'estate nelle piazze di quasi tutti i centri della provincia e alle ciminiere con iniziative che hanno raccolto il consenso di decine e decine di migliaia di persone. In un momento di crisi economica gravissima abbiamo voluto dare a centinaia di artisti l'opportunità di manifestare la propria arte e al nostro territorio la possibilità di riconsacrarsi nel proprio ruolo naturale, che è quello lì di essere punto di riferimento culturale non soltanto per la Sicilia ma per l'Italia intera. Ecco perché questo è lo spirito con il quale io mi accingo a portare avanti questi ulteriori mesi di impegno amministrativo alla provincia, essendo anche impegnato a proseguire tutte le iniziative che erano state messe in cantiere e che da qui ai prossimi mesi devono poter vedere la luce. Quando ribadisci questo impegno per i prossimi mesi, questa frase fa capire che probabilmente allora non sei tra i candidati alla regione, dall'ARS. Quindi no, non potrei essere. Ricordiamo ai nostri telespettatori che rappresenti come parte politica la destra, con Nello Musumeci. Non sono candidato alle elezioni regionali, no. A seguito anche di una valutazione comune che abbiamo fatto con i dirigenti del mio partito, con Nello Musumeci in modo particolare. È noto, è stato anche scritto da qualche giornale, che io avessi offerto la mia disponibilità a candidarmi. E però noi abbiamo fatto una valutazione che chi ci ascolta deve anche conoscere, perché caratterizzerà in maniera significativa anche le settimane a venire di questa importante campagna elettorale. Noi potevamo trasformare la lista Nello Musumeci presidente in un surrogato di una lista di partito e quindi vedervi presenti tutti gli esponenti politici di una medesima area. Oppure, accanto a personalità del mondo politico che saranno impegnate in prima persona, dovevamo poter aprire la lista Musumeci alla società siciliana, dando la possibilità di riconoscersi a chi lo vorrà, e so che saranno decine e decine di migliaia di persone, in un progetto che è di governo, perché Nello Musumeci tra i candidati che si presentano alla carica di governatore è riconosciuto come l'uomo di governo, chi ha rappresentato dal punto di vista istituzionale e non soltanto politico un punto di riferimento certo.
Ma questo percorso doveva avvenire, ecco perché la lista Nello Musumeci presidente, questo percorso doveva avvenire allargando i confini naturali degli schieramenti politici ed aprendosi alla società. Chi ci ascolta ricorderà che alcuni anni fa, quando l'esperimento della lista civica Nello Musumeci fu tentato al comune e alla provincia di Catania, erano in pochi degli addetti ai lavori, di quelli che sono chiusi nelle stanze grigie, buie, che pensano di conoscere come voteranno i cittadini e che anzi pensano di costringere i cittadini a votare come loro credono. Alcuni giorni prima delle elezioni comunali di Catania, Simona, nessuno avrebbe mai immaginato che la lista Nello Musumeci avrebbe potuto superare il 12% delle preferenze. Eppure è accaduto, ed è accaduto perché quella esperienza richiamava in sé due valori che sono gli stessi che ancora oggi noi offriamo al giudizio dei cittadini siciliani e catanesi. Il buon governo che Nello Musumeci è stato capace di portare avanti alla provincia di Catania con i risultati che tutti conoscono e che tutti a destra e a sinistra gli riconoscono, e poi il valore dell'apertura alla società. La grande opportunità, come poi è accaduto per un giovane, di essere eletto e di farsi apprezzare in consiglio comunale, penso a Manfredi Zammataro, o ad una donna come Gemma Lopresti, di farsi conoscere dalla sua città, di farsi volere bene dalla sua città. Ecco perché non poteva essere questa la lista in cui tutta intera la classe dirigente del nostro partito dovesse spendersi. Questa è invece la lista in cui le risorse migliori della politica, penso al segretario del mio partito, Gino Ioppolo, ma tutte le risorse più importanti di un'area culturale politica si affiancano alla parte migliore della società siciliana per scrivere assieme un progetto di rinnovamento e di rinascita. Quante volte si è sentito utilizzare l'espressione rinnovamento e rinascita? Noi ci crediamo e vogliamo costruirlo giorno per giorno, potendo dire a chi ci ascolta che mentre per gli altri candidati, per i nostri avversari, si potranno declinare i verbi al futuro, farò, dirò, metterò in campo, c'è un candidato Nello Musumeci che può parlare del futuro perché porta con sé il conto di ciò che ha fatto nel passato. Eppure su questo fronte, quando parli di società civile, c'è stata una grande contestazione di Gianfranco Miccichè, che per l'appunto ha ritirato il suo sostegno a Nello Musumeci e ha riproposto la sua candidatura, perché ha trovato questa ingerenza del PDL, questa decisione nelle camere oscure, ecco, delle quali parlavi tu, del PDL, che prima aveva proposto la Galla con casomai un ticket, quindi una vicepresidenza di Musumeci, e che ha riflettuto fin troppo, dando poi un valore troppo politico alla candidatura di Musumeci. Ecco, questo, se non sbaglio, se non c'è dell'altro, è la contestazione principale. Queste sono le ragioni che l'onorevole Miccichè e il Partito dei Siciliani hanno presentato per giustificare qualcosa che ad oggi resta incomprensibile, e cioè come si possa ritirarsi dalla corsa alla presidenza della regione dicendo, come abbiamo letto sui giornali, Nello Musumeci è il migliore, e poi invece avere un atteggiamento diverso. Noi che non vogliamo fare polemica con nessuno, che siamo convinti che i cittadini siano stanchi di vedere i politici litigare in televisione e poi nessuno capace di risolvere i loro problemi, sappiamo che noi abbiamo in campo un progetto serio, un progetto credibile, un progetto che nei sondaggi è considerato anche vincente. Altri hanno deciso ad oggi di compiere percorsi diversi. In bocca al lupo a chi ha deciso di fare altre strade. Noi non parliamo ai nostri avversari, noi parliamo al popolo siciliano, perché è al popolo siciliano che vogliamo rendere conto. A proposito delle alleanze, abbiamo parlato del PDL, è stato confermato anche il sostegno del PID, il partito di Romano, e poi ci sono i giovani di FLI. Non dico FLI perché proprio sono stati i giovani che si sono opposti al sostegno proprio a Miccichè, scrivendo addirittura una lettera a Briguglio e volendolo incontrare, perché loro invece vorrebbero sostenere Nello Musumeci. Cos'è successo lì? Si è diviso il partito? Si dividerà? Io questo non lo so, è noto che il partito
che è stato fondato dal Presidente della Camera dei Deputati, oggi viva in Sicilia in modo particolare, ma più in generale in tutta Italia, una fase assolutamente difficile. E mi rendo conto, perché chi voleva fondare la nuova destra e aspira ad allearsi con la vecchia sinistra, obiettivamente qualche crisi di coscienza la deve provare in questo momento. La realtà è che ci sono tanti ragazzi che provengono dalla nostra stessa formazione. Con molti di questi io sono anche cresciuto quando assieme militavamo nelle fila di Alleanza Nazionale, e mi è capitato anche di sentirci intensamente in questi giorni. Questi ragazzi non comprendono la ragione per la quale, di fronte a una candidatura di rottura e di apertura come quella di Nello Musumeci, il proprio partito debba far valere il veto incomprensibile, che si comprende anche soltanto secondo la logica del rancore personale, forse anche dell'odio viscerale, nei confronti di una personalità politica, Nello Musumeci, che oggi si trova ad essere il candidato alla carica di Presidente della Regione per la Sicilia e per il centrodestra, senza aver avuto percorsi ondivaghi nel passato, essendo rimasto oggi dove è sempre stato ieri, ed avendo dimostrato che si può anche ricominciare da zero, si può ricominciare a fare con impegno e con passione anche il consigliere comunale di opposizione, quando si rimane fedeli a se stessi, quando non si perde un contatto con l'elettorato e quando si mantiene alto il profilo etico delle proprie scelte. Di fronte a un candidato che ha questa credibilità, non c'è dubbio che tanti ragazzi che si sono formati seguendo il nostro stesso codice etico oggi si chiedano: ma perché non dobbiamo votare Nello Musumeci? Io non voglio entrare nel dibattito politico degli altri partiti. Ci sono tantissimi dirigenti di FLI, ma anche dell'UDC, che in queste ore stanno manifestando attenzione per il nostro progetto e vogliono poter costruire assieme a noi un percorso per l'oggi, ma soprattutto per il domani. Questo va affidato alla riflessione di ciascuno. Occorre confrontarsi sui programmi e sui progetti, altrimenti si mettono in campo quelle operazioni di partito che fanno allontanare la gente dalla politica. Ecco, la politica deve discutere di contenuti, confrontarsi sulle proposte, sulle soluzioni e trovarsi assieme a tutti quelli che condividono le stesse proposte e le stesse soluzioni. Se si riesce a compiere un percorso in questi 15-20 giorni di questo tipo, ed è il nostro obiettivo, le adesioni al progetto Musumeci saranno tantissime, il centrodestra potrà ricostruire una propria presenza di governo alla regione siciliana e ci si potrà anche lasciare alle spalle, lo dico, ripeto, senza alcuna polemica, una esperienza di governo che quantomeno negli ultimi anni ha lasciato qualche dubbio sul piano della capacità di risoluzione dei problemi dei siciliani. Qual è il primo punto del vostro progetto? Beh, non mi faccio anticipare, non mi fare anticipare il programma di governo. Io però ci sarà so comunque io, qualcosa io di fondamentale. Posso dire qual è una delle priorità per la lista Nello Musumeci presidente, che sarà oggetto di riflessione insieme agli alleati del centrodestra e che io so già essere assolutamente condiviso da tutti. Noi vogliamo un po' di vento nuovo in Sicilia. Questo vento nuovo va costruito attorno ad una proposta che abbia al primo punto la legalità. Legalità in un territorio come quello siciliano significa mettere da parte le scelte opportune e concentrarsi soltanto su quelle utili. Significa che di fronte all'amico si deve preferire il migliore e significa che le scelte difficili che sul piano economico dovranno essere compiute dal prossimo governo regionale devono trovare anzitutto il consenso della ragione. Può sembrare una formula abbastanza appesa, ma in realtà quante volte in questi anni, ascoltando la televisione o leggendo i giornali o percependo i problemi, chi ci ascolta si è chiesto: ma può essere che questi politici che ci governano non siano riusciti a trovare una soluzione giusta? Molto spesso nella opinione comune alcune scelte non si sarebbero mai dovute compiere in Sicilia. Non c'è la ragione di impegnare miliardi per i consulenti
E poi la Corte dei Conti, come è accaduto qualche giorno fa, chiede conto e ragione in un momento di crisi. Non c'è ragione di fare assumere ulteriori unità lavorative nelle società partecipate degli enti locali che hanno difficoltà a pagare lo stipendio di chi già oggi lavora. Non c'è motivo di assumere un burocrate di altissimo livello, magari pagandolo centinaia di migliaia di euro, quando già negli uffici della regione siciliana esistono dirigenti capaci e che sono già pagati per fare quel ruolo. Tutto questo per la gente è incomprensibile, così come è incomprensibile che la politica costi tantissimo. E allora razionalizziamo la spesa, riduciamo il costo della politica, razionalizziamo il sistema degli enti locali, aboliamo e cancelliamo tutti gli enti inutili, restituiamo al bilancio regionale la possibilità di diventare un luogo di investimento e non solo di spesa. Poi concentriamoci sui fondi europei. Quante volte abbiamo letto? La Sicilia manda indietro milioni e milioni di euro. Il nuovo governo regionale siciliano dovrà contrattare con l'Unione Europea il nuovo piano di agenda per gli investimenti attraverso i fondi europei. Questo significa che non avrà senso fare, come è accaduto anche nel recente passato, 10, 20, 30, 40 infrastrutture, magari turistiche, magari inutili, magari con la spesa di 1 o 2 milioni di euro per ciascuna infrastruttura che poi restano deserte. Ma vuol dire che attorno a questa capacità di spesa che arriva dall'Unione Europea ci si dovrà concentrare su 2, 3, 4 iniziative importanti che possano dare respiro all'economia siciliana. Come vedi, queste sono idee di buon senso. E probabilmente la chiave di questa campagna elettorale e la sfida che noi raccogliamo è proprio quella del buon senso. Dare la sensazione che chi governa ha il buon senso che avrebbe qualsiasi padre nel gestire le cose di famiglia. E poi, visto che avete allargato un po' anche alla società civile, quindi ai cittadini, ascoltare magari qualche suggerimento. Su Facebook, lo sappiamo, è nata una pagina che ha migliaia e migliaia di contatti, e quindi anche lì hanno iniziato proprio a stilare un programma ascoltando i cittadini che vivono la terra, vivono la Sicilia. Magari si può cercare di centrare, ecco, degli obiettivi. A noi capita, quante volte mi ha fermato qualcuno per dirmi: avvocato, non ci ascolta nessuno, voi avete un altro modo di fare politica. Ecco, questo è un altro messaggio importante. Noi costruiamo un progetto attorno a Nello Musumeci perché vogliamo un'altra politica. Parliamo anche degli altri candidati, cioè intanto ce ne sono troppi secondo te? No. È giusto. La democrazia è pluralismo. Io poi sono convinto che in questo momento ci si divide fra più candidati nella opinione pubblica. Poi, come sempre accade, arriva il momento in cui bisogneranno fare delle scelte importanti. No, gli accordi sono questi. Sicuramente ci saranno. Non ci interessa. Gli accordi appartengono alle solite stanze grigie. Io sono convinto che arriverà un momento, a una settimana, a due settimane dalle elezioni, nel quale i cittadini siciliani si chiederanno chi deve governare la regione siciliana e avranno di fronte a sé diverse opzioni, tutte ovviamente tra di loro diverse, e non mi voglio esprimere sulla credibilità o meno delle altre proposte. Però i cittadini siciliani si chiederanno chi può governarci per i prossimi 5 anni e risponderanno a questa domanda. Noi abbiamo una risposta e la nostra risposta è Nello Musumeci, ma sono certo che questa frammentazione del voto, che tutti oggi immaginano essere così incisiva, forse all'indomani delle elezioni non lo sarà. E quindi ci sarà un governo, ci sarà una maggioranza parlamentare, ci sarà un progetto per la Sicilia. Tra i candidati, ecco, che un po' se la giocano di più, anche se poi appunto per il pluralismo, come dicevi tu, è giusto poi dar voce a tutti quanti, però diciamo i quattro principali sono Musumeci, Crocetta, Miccichè, Fava, che poi si trovano proprio un po' agli antipodi, no? Di loro che sfida sarà secondo te? Che cosa pensi dei consensi ricevuti per esempio da Crocetta, che si è autocandidato subito, prima di tutti, già aveva le idee chiare? Ma la proposta politica di candidatura dell'onorevole Crocetta è una proposta abbastanza eterogenea, perché mette assieme l'Unione di Centro,
i cristiano, i democratici cristiani, il partito erede della Democrazia Cristiana, con il partito erede del Partito Comunista. La definisce eterogenea? Io ho sentito molti che la definivano anomala, quindi definirla eterogenea è effettivamente un modo elegante per dire che ci sono dei poli totalmente opposti. Io ho grande rispetto. Non c'è dubbio che bisogna avere il rispetto innanzitutto di chi dal primo momento ha detto voglio scommettermi in prima persona per governare questa nostra regione. Certo, ci sono delle ambiguità di fondo nelle scelte che sono state compiute, nel come si sta costruendo questa proposta politica, però il rispetto è massimo, noi ci occupiamo di costruire il programma elettorale di Nello Musumeci, di lavorare per la propaganda. Avete un'idea sugli altri, ovviamente. Certo che abbiamo un'idea, certo che abbiamo un'idea sugli altri, però vorremmo giudicare tutti gli altri dal 29 settembre, e cioè quando avremo la certezza intanto che di questi quattro candidati che tu hai appena citato, tutti e quattro saranno candidati. Beh, per quanto riguarda questi quattro, almeno al momento hanno detto di sì. Per esempio, Miccichè potrebbe rifare un passo indietro, visto che ne ha fatti più di uno. Però prima hai detto, ecco, quello che abbiamo letto è questo. Ricordo che il presidente Miccichè si offese quando un giornale ebbe a scrivere Miccichè cambia idea. Ma come cambia idea? Poi la ricambiò però lui. Per cui il tema non è questo, non è tempo di riflettere sugli altri, è tempo di riflettere su come questa nostra proposta può essere presentata ai cittadini siciliani. Io non penso che chi ci ascolta abbia interesse e curiosità a sapere cosa io o cosa la mia parte politica può pensare di Claudio Fava, di Rosario Crocetta o di Gianfranco Miccichè. Oggi chi ci ascolta è più interessato a sapere cosa chi sostiene Nello Musumeci pensa debba fare questo candidato per capovolgere le sorti della Sicilia. Beh, la tua presenza qua anche come opinionista, quindi chi fa politica ha sempre delle idee anche mettiamola sugli così, altri, voglio così bene. Le mie domande sono rivolte, sono generali. Mettiamola così, voglio così bene a Nello Musumeci. Che siccome ogni tanto non c'è io come altro tu... di fronte. No, che siccome ogni tanto io come tutti i giovani vengo rimproverato per essere particolarmente loquace, mi sono imposto 60 giorni di assoluta self-control. Ah, di silenzio assoluto. Ah, ho capito. Quindi si può fare anche un pellegrinaggio, ecco, da qualche parte, così là è sicuro che i giornalisti non arrivano. No. È chiaro che di fronte. È chiaro che se io fossi un elettore di sinistra non avrei alcun dubbio. Se io fossi un elettore di centrosinistra voterei Claudio Fava. Se io fossi un elettore di centrodestra voterei Nello Musumeci. Se io fossi in attesa di qualcosa sceglierei il polo dell'autonomia. Se io fossi dalla parte di Pier Ferdinando Casini voterei Crocetta, perché così Bersani fa Casini Presidente della Repubblica. Già si è parlato di un accordo a livello nazionale, quindi sono già in sintonia. La candidatura di Nello Musumeci, nel tempo in cui in Sicilia tutti i candidati vengono scelti per logiche romane, è l'unica candidatura che è nata in Sicilia. Anche questa è una scelta di autonomia politica e di autonomia regionale. Bene, allora il nostro tempo è arrivato al termine. Allora, di programmi più certi, anche se già ci hai anticipato alcune delle idee, ecco, che sono in cantiere, poi di programmi parleremo sicuramente più avanti. Come tu sai, i nostri telespettatori sanno, perché già li abbiamo informati nel corso di questi dibattiti, ci stiamo occupando proprio di queste elezioni regionali, cercando un po' di invitare qui nei nostri studi le parti politiche. Quindi oggi abbiamo parlato della destra, del sostegno a Nello Musumeci. Naturalmente in altre occasioni parleremo anche con gli altri candidati. Non c'è dubbio. Io una sola cosa vorrei dire in conclusione in 30 secondi. E vorrei rivolgermi innanzitutto a chi in questo momento ha pensato di non interessarsi di questa fase elettorale e magari di non andare a votare. La Sicilia vive un momento di crisi, così come lo vive l'Italia, davvero impegnativa. È compito di tutti scegliere chiunque secondo la propria idea e secondo il proprio credo politico. Ma andare a votare mai come in questo momento significa contribuire alla possibilità ultima, forse, che questa nostra terra ha di poter cambiare il proprio volto. Anche perché poi chi non va a votare è sempre colui che si lamenta, quindi che si voti perché è un diritto di tutti, è giusto quello che hai detto. Bene, grazie per essere stato nostro ospite. Grazie a te e grazie a chi ci ha ascoltato.
Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito fino a questo momento. Per qualsiasi informazione o contatto potete contattare i nostri numeri che si trovano in sovrimpressione. Quindi per il momento è tutto, grazie ancora per averci seguito.